Cominciamo, sì. Sì. Allora, benvenuti e benvenute anche a chi ci segue o ci seguirà, seguirà la registrazione a questo nuovo appuntamento del nostro programma culturale, il nostro terzo appuntamento per quest'anno. E il tema, ieri è stata la giornata della memoria, il tema è per non dimenticare la Shoah e le persecuzioni di Rom omosessuali. Insieme a me c'è Erwin Bairami, che è responsabile advocacy del movimento Ketaneh, e consigliere del Grande Colibrì, che è questa associazione, che è anche questo sito di multiculturalità, intersezionalità, poi molte altre cose, poi anche dopo. Qual è stato il tuo percorso, qual è stata la tua, quali sono state le sue esperienze dentro il movimento LGBTQ per i diritti delle minoranze come quella Roma e altrove. Stasera avremmo dovuto avere la professoressa Adele Galimi, che insegna storia contemporanea all'Università di Firenze, ma è all'estero per degli studi. Manda i suoi saluti affettuosi, noi abbiamo già avuto qualche anno fa, che presentò un suo volume sull'applicazione delle leggi razziali in Italia, che è uno dei suoi temi di ricerca, quello del fascismo in Italia e delle leggi razziali. Questa volta dovrò io fare un po' un quadro storico generale su questo. Nel nostro titolo noi abbiamo separato la Shoah, che è più propriamente la persecuzione degli ebrei d'Europa sotto il regime nazista, termine da preferirsi al termine olocausto, che ha tutt'altra connotazione religiosa, l'olocausto. Anche nell'Antico Testamento il sacrificio a Dio può essere tante cose, ma l'olocausto è per esempio l'animale che veniva offerto a Dio nel Tempio di Gerusalemme. Tanto per... ecco, Mauro, vieni, c'è. Ciao. Come dicevo, ci sono problemi anche credo di parcheggio per venire qui, è un problema annoso, purtroppo questa è una bellissima sede. Tra l'altro, facendo ora questa introduzione, voglio ringraziare al fratellamento per il presidente Gigi Mannelli per l'opportunità e per l'ospitalità che abbiamo in questo programma culturale. Quasi tutte le iniziative sono ospitate via affratellamento, tranne una che è stata ospitata da Roma Way, associazione LGBTQ, e un'altra ad aprile che sarà ospitata dalla parrocchia cattolica qui di Santa Maria dei Corboli. Quindi si diceva, la Shoah è un evento dentro
la politica di persecuzione delle minoranze del regime nazista è il fenomeno più conosciuto e anche numericamente più importante. Fra i 6-7 milioni di ebrei sono morti nei campi di concentramento nazisti o nelle esecuzioni sommarie. Shoah, appunto, in ebraico significa, può significare varie parole, però il significato principale è quello di distruzione. Significato abbastanza simile a quello che è nella lingua rom il poiramos, no? Anche quello significa distruzione, grande divoramento. Nel linguaggio comune il termine olocausto, appunto, anche a livello giornalistico, sappiamo in Italia su molte cose, dai fenomeni religiosi alle minoranze, anche a fenomeni storici, i giornalisti italiani non sono molto attenti alla terminologia. Quindi parlano l'olocausto degli ebrei, l'olocausto degli omosessuali, l'olocausto di Roma, eccetera. Le categorie che erano presenti nei campi di concentramento nazisti sono state tante, a cominciare dalla primissima categoria, senz'altro gli oppositori politici, soprattutto comunisti e socialdemocratici. Poi vi erano anche oppositori di tipo religioso, e qui voglio ricordare la figura di Bonhoeffer, che fu poi ucciso nel campo di concentramento di Flossenburg a inizio aprile 1945, quindi la guerra praticamente finita. Oppure il martirio di Maria Kolbe, che poi è stato santificato dalla Chiesa Cattolica Romana. Vi erano i triangoli verdi, cioè i delinquenti comuni. Vi erano i testimoni di Geova, vi erano appunto quelli che erano chiamati gli zingari, quindi rom e sinti, e gli omosessuali, il triangolo rosa. A volte questi triangoli, poi la classificazione poteva variare da campo di concentramento a campo di concentramento, ma potevano esserci degli abbinamenti. Per esempio, ci sono stati casi documentati in cui oltre alla stella gialla ebraica c'era il triangolo rosa, quindi un ebreo anche omosessuale. Spesso i famigerati capò, cioè i prigionieri che dovevano vigilare sugli altri detenuti e che facevano manovalanza anche a volte spregevole nei confronti degli altri detenuti, erano reclutati prevalentemente fra i delinquenti comuni, che davano maggiormente, evidentemente, all'SS garanzie di, diciamo, di conformità politica e razziale. Poi Erwin ci parlerà nello specifico della questione, ovviamente, del Poiramos, di cui nessuno parla in Italia. Nella discussione pubblica, bisogna anche dire che negli ultimi anni la giornata della memoria stessa, non, questo almeno nella mia percezione, non è sentita come lo era sentita 20 anni fa. I soliti ebrei, la solita cosa, in realtà ci sono ancora tante cose in realtà da raccontare e da scoprire anche a livello storico, ma soprattutto da ricordare permanentemente. Ha perso un po' di mordente pubblico e i media non contribuiscono sicuramente a presentare in maniera corretta tutta la questione, che non riguarda né solo gli ebrei e non riguarda solo neanche quel contesto storico, ma riguarda la questione della libertà, dei diritti civili, dei diritti fondamentali che sono da difendere sempre, come la nostra Costituzione. Senza capire che cosa ha rappresentato il trauma di venire a conoscenza, per esempio seguendo il processo di Norimberga,
nel 45-46, e il processo di Norimberga è un'indagine su queste persecuzioni, un'indagine molto parziale, perché per esempio, forse l'indagato Erwin, ma nel processo di Norimberga fu rifiutato di ammettere che Roma e Sinti fossero dei veri perseguitati. Nel processo di Norimberga ci si concentrò sulla Shoah ebraica e semmai sulle persecuzioni degli oppositori politici, ma le altre categorie, compresi i Romi Sinti, ma compresi anche gli omosessuali. Ci sono stati in Germania casi di omosessuali che sono sopravvissuti ai campi di concentramento e che sono stati poi di nuovo imprigionati per il famigerato paragrafo del codice penale tedesco che condannava l'omosessualità. Per cui, tra l'altro, molti dichiararono poi all'autorità, soprattutto Germania occidentale, agli alleati, di essere stati internati in campi di concentramento per altri motivi, di genere, per motivi politici, ma non per omosessualità, perché fino al 1969 in Germania c'era ancora il famigerato paragrafo 175, che stabilì che fu inasprito, che c'era già prima del nazismo, fu inasprito sotto il nazismo, e che fu prima, nonostante tutto quello che si possa pensare del regime comunista della Germania orientale, però la Germania orientale depenalizzò prima di quello occidentale, e che poi comunque è stato cancellato definitivamente solo dopo la riunificazione, tra l'altro. Quindi, per capire che certe persecuzioni e certe prevenzioni verso alcune minoranze hanno preceduto e poi hanno seguito il nazismo, non sono state né inventate né debellate totalmente con la parabola del regime nazista. Questo è un... Se qui continuano a entrare e uscire alcune persone su Zoom, questo è per dare, un quadro generale. La persecuzione degli omosessuali, ora io non voglio stare a fare, avevo anche delle diapositive, ma se no ci dilunghiamo troppo e parlo solo io. I nazisti hanno usato questo articolo 175 del codice penale, usando poi anche le leggi di protezione, le cosiddette leggi di protezione, ovvero il fatto che una volta scontata la pena l'omosessuale non veniva poi rilasciato, veniva internato con un provvedimento amministrativo che non aveva neanche nessuna garanzia che poteva esserci, anche se sotto il regime nazista la giustizia era quello che era, in un tribunale. Ci sono stati casi appunto di omosessuali che sono stati internati nel 1934-35 e sono stati 10 anni in un campo di concentramento, proprio perché veniva regolarmente prorogato questo internamento. Per la sicurezza del Reich, questo valeva appunto per i condannati, gli oppositori politici. Bisogna considerare, per esempio, i comunisti sono stati quasi tutti uccisi in campo di concentramento. Anche lì c'era una certa gerarchia fra i prigionieri, quelli che erano considerati più pericolosi trovavano il modo di essere uccisi subito, mentre gli altri... Questo io sto parlando tutto prima della definizione della cosiddetta soluzione finale, perché bisogna considerare che la soluzione finale del problema ebraico, cioè la deportazione di massa degli ebrei nei campi di sterminio, è stata un fatto rispetto al sistema dei campi di concentramento abbastanza tardo, fra 1941 e 1942, a guerra già iniziata. Ci fu la famosa conferenza di Wannsee in cui Himmler e gli altri gerarchi nazisti trovarono questa soluzione dello sterminio di massa in maniera che loro consideravano più efficiente.
uno dei primi metodi di sterminio fu quello di gasare la gente con i tubi di spaccappamento dei camion, quei gas dei tubi di spaccappamento dei camion, però era dal loro punto di vista un sistema poco efficace, perché permetteva di eliminare solo poche decine di persone alla volta, e poi col proseguo della guerra i camion servivano a fronte sostanzialmente. E allora arrivarono alla soluzione delle camere a gas, che furono costruite durante la guerra, quindi questi campi di concentramento in molti casi diventarono campi di sterminio. Il famoso, ora vi sono stati vari gas, più famoso e più diffuso era il famoso Zircon B, che era un gas che veniva utilizzato prevalentemente in agricoltura, ma che a certe concentrazioni garantiva la morte di animali, anche di esseri umani, in pochi minuti. Io sono stato testimone nel 2005, in rappresentanza di ACG Nazionale, andai col treno della memoria ad Auschwitz proprio in questi giorni. E ovviamente andare ad Auschwitz a gennaio è una cosa che fa un'impressione diversa che andarci d'estate, questo perché ci sono 3 metri di neve e che si vedono le baracche e ci si immagina anche le condizioni di vita dentro. Mi ricordo anche che piansi, una cosa poco razionale, ma forse umana, piazzi dentro una camera a gas, quando la guida ci disse che quella camera a gas, che non era molto più grande di questa salita, sono morte più di 300.000 persone durante tutta la vita del campo di concentramento. Peraltro la popolazione locale vede molto di malocchio chi va a visitare il campo di concentramento, un po' per sicuramente per che è un turismo non particolarmente lusinghiero, e un po' perché ormai sono state attestate anche delle connivenze della popolazione locale con gli occupanti tedeschi. Il problema dell'antisemitismo, soprattutto a livello l'antisemitismo in Polonia è stato fortissimo. Sicuramente la Polonia fu aggredita dalla Germania, iniziò la guerra proprio in quel modo, e molti polacchi prigionieri sono stati lasciati morire o fucilati dai tedeschi, quindi il popolo polacco è fra le vittime della guerra. Però ci sono stati anche tanti collaborazionismi proprio contro gli ebrei, perché già nel regime polacco precedente, che era un regime militaristico di destra, gli ebrei erano stati perseguitati. Non ho molti dati sulla condizione dei rom e dei sinti nella Polonia, ma mi sentirei di dire che probabilmente anche i cosiddetti zingari non erano molto ben visti nell'Europa orientale di quel tempo. Come dicevo parlando prima con Erwin, l'essere poi anni fa delle pubblicazioni proprio sulla concezione razzista del regime nazista. E in questa concezione razzista i rom e sinti erano considerati ancora più subumani anche rispetto agli ebrei. Gli ebrei sì, erano semiti, quindi avevano questa parla nel sangue, questo ovviamente secondo la visione nazista, tuttavia erano nemici principalmente per la questione del complotto ebraico, per la questione del complotto per la sostituzione della razza ariana, per il fatto che avevano scatenato già la prima guerra mondiale e poi il verrà travolta della seconda, tutta la paccottiglia antisemita che fin dall'Ottocento c'era stato e che culminerà con i famosi protocolli dei sali di Sion, questa patacca della polizia segreta zarista, tra l'altro, che rivela al mondo questo piano ebraico per dominare il mondo. Queste sono cose che peraltro sono riemerse anche recentemente, perché tutta la parcottiglia che è venuta fuori su social media sulla pandemia. Tutte queste cose del nuovo ordine mondiale, con i vaccini che ti metterebbero il microchip, è una versione più tecnologica del XXI secolo, sempre comunque di quella parcottiglia, per cui
E guarda caso vengono se fuori anche oggi personaggi che possono anche non stare simpatici, simpatico, come Soros, che visto che è ebreo è un capitalista peggiore degli altri. In realtà lui è un capitalista esattamente come tutti gli altri, ebreo o non ebreo. Però c'è sempre questa cosa per cui il capitalismo sarebbe dominato dagli ebrei, e questa è tutta la propaganda che c'era anche sul regime nazista, che poi è in contraddizione col fatto che gli ebrei vengono disprezzati dai nazisti, anche perché i maggiori capi rivoluzionari del bolscevismo, compreso un personaggio come Trotsky, erano ebrei. Quindi o sono a capo della congiura capitalistico mondiale per dominare il mondo, o sono il propulsore del comunismo. Tutte e due, insomma, c'è un po' una contraddizione generale in termini. Però allora la popolazione non si prevedeva questo in Germania, anche in Italia, anche se in Italia, diciamo, le leggi razziali alla fine saranno un'altra cosa, principalmente perché la comunità ebraica e italiana è sempre stata molto piccola, oltre che molto antica, e i sentimenti della popolazione in Italia, al di là appunto dei provvedimenti del fascismo, ci saranno sicuramente chi ha collaborato alle deportazioni conoscono molti nomi purtroppo, ma il sentimento generale che era anche segnalato giornalmente a Mussolini tramite la polizia dell'opera, tramite le questure, ci sono, se uno va nell'archivio centrale dello Stato, ci sono proprio i rapporti che erano stati letti da Mussolini, in cui si diceva molto chiaramente quello che lui non voleva sentirsi dire, cioè che nonostante tutto il consenso che c'era verso il regime, sulle leggi razziali il sentimento della generale popolazione era contrario. Anche per l'atteggiamento che la Chiesa cattolica aveva, che non era favorevole a una legislazione razziale di quel tipo. Bene, io farei ora una pausa perché se no vi addormentate, e darei la parola a Ervine che ci parli appunto in maniera più dettagliata del Poioramos, cioè di queste persecuzioni che Rom e Sinti hanno avuto sotto il regime nazista. Anche se poi so che anche in altri paesi balcanici, pensiamo all'Ungheria delle Croci Frecciate, anche lì, in mezzo alla massa di ebrei, vi erano delle comunità Rom e Sinti che hanno avuto, quindi insomma anche i regimi, diciamo, fantoccio dei nazisti hanno collaborato per questo, Romania, Ungheria, nei Balcani, vi erano tutta una serie di regimi autoritari e fino nazisti che hanno collaborato. Vedo se è possibile. Ok, innanzitutto grazie al vescovo primato Andrea Panini e a tutta la Chiesa Protestante Unita per l'invito, mi fa veramente molto piacere. Grazie a tutti coloro che sono qui e quelli che ci seguono. Per l'interessamento, sicuramente di un argomento poco conosciuto, poco trattato e non riconosciuto, che è la cosa più importante forse ad oggi, essendo nel 2023 in Italia il Poioramos, che è il grande divoramento di Rom e Sinti, dove lui erano più di 500.000 persone che si sono state appunto contate, senza tener conto di quelli esterni al concentramento, non è ancora riconosciuto in Italia. Da dove parte tutto e perché? Ce la prendiamo con così da Tinzingo. Il tutto parte da uno studioso, un cosiddetto scienziato, che è Francis Galton, il cugino di Charles Darwin, che teorizza la cosiddetta eugenetica, ovvero la superiorità della razza. Nella biologia razziale di allora, nella cosiddetta scienza dell'illuminismo, si pensa che ci sia una razza superiore rispetto alle altre, di conseguenza c'è una razza dominante che deve in qualche modo prediligere sulle altre, deve essere superiore perché è più perfetta rispetto
rispetto alle altre. Le altre servono solamente da contorno, addirittura sporcano la razza. Quando tu prima dicevi i nazisti iniziarono la loro persecuzione, in realtà non partono dagli oppositori politici, ma partono da Nikon, dal Nelson Pinzani, proprio per questa questione della superiorità della razza. Quindi le persone dei manicomi, le persone disabili, Le vite indegne di essere vissute. indegne di essere vissute perché sono coloro che contamineranno la razza pura. Di conseguenza, cosa si potrebbe fare a queste persone per evitare il contaminamento della razza pura? Sterilizzazione di massa. La sterilizzazione, pensate che siamo alla fine dell'Ottocento, quindi all'inizio del Novecento, verrà addirittura introdotta nell'ordinamento giuridico di molti paesi europei, che non solo europei, ma anche negli Stati Uniti, la Svezia, la Finlandia, insomma, siamo nel nord Europa, nei paesi centrali europei del Mediterraneo, ma anche negli Stati Uniti, l'eugenetica prenderà proprio piede. E vi leggerei una citazione di Francis Galton, se vi permettete. Ogni volta che una razza inferiore viene preservata in condizioni di vita che richiedono un alto livello di efficienza, deve essere sottoposta a una rigorosa selezione. I pochi esemplari migliori di quella razza possono da soli essere autorizzati a diventare genitori e non molti dei loro discendenti possono essere autorizzati a vivere. D'altra parte, se una razza superiore sostituisce quella inferiore, tutta questa terribile miseria scompare. La forma più misericordiosa di ciò che mi sono azzardato a chiamare eugenetica consisterebbe nel cercare le indicazioni di ceppi o razze superiori e nel favorirli in modo tale che la loro progenie superi e sostituisca gradualmente quello che è. Quindi si parla addirittura di eliminare completamente quella che viene considerata razza inferiore e superarla con quella che viene definita razza pura, razza superiore, razza forte, no? La razza perfetta. Siamo sempre alla fine dell'Ottocento, nella Germania di allora nascono i cosiddetti centri di ordine sociale e pulizia genetica degli Zingari, dove verranno schedate più di 7.000 persone e andranno in giro proprio con una carta d'identità, con una fototessera e l'impronta digitale. Saranno costretti da 6 anni solo ad andare in giro Giusto con per questa dire che carta la politica razzista del nazismo non nasce da nulla. d'identità. Nasce Quindi siamo proprio esatto per 1883. questo. Esattamente. Voi immaginatevi bambini al di sopra di 6 anni che vanno in giro con questa carta d'identità e vengono definiti in questo modo. Addirittura il centro si chiama centro di igiene razziale. Già il nome fa venire veramente il ribrezzo, cioè mi fa venire veramente i brividi già il nome in sé. A capo di questo centro, dove all'inizio verrà gestito la polizia che comunque avrà anche il controllo dei vari centri superflui che ci sono nelle province e quant'altro, cercando un po' di contenere tutta la Germania allora, metteranno Robert Ritter e Eva Justin, un'infermiera. Ecco, questi due personaggi, come diceva giustamente Andrea all'inizio, nel processo di Norimberga non verranno condannati, resteranno a piede libero, proprio perché non verrà mai riconosciuto il grande miglioramento che c'è stato nei confronti dei romani estinti, perché venivano considerati una razza inferiore, una razza che non aveva diritto di esistere, una razza che doveva essere eliminata, di conseguenza perché condannare coloro che ci hanno provato? E non solo questo succederà, ma con gli anni a venire, ad oggi, arrivando anche ai giorni nostri, questa persecuzione ancora continua a perdurare nella storia, sia dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, dove ancora nessuno è mai stato riconosciuto, la minoranza storico-linguistica di nome sinti prevista dall'articolo 482 del 99 non c'è, nell'articolo 6 la tredicesima minoranza che è la nostra, dei romani sinti, non esiste. Non solo per una questione di territorialità, ma proprio perché non si riconosce appunto la cultura, la lingua, la storia dei romani sinti, anche perché è sempre stata tramandata dai cosiddetti gage, che sono i non-rom e i non-sinti. Solo ultimamente, appunto, noi giovani romani sinti cerchiamo in qualche modo di fare azioni politiche per parlare noi stessi di noi, quindi una questione di rappresentanza che è molto importante. E lo facciamo col movimento romano. Cosa succede all'interno dei campi di concentramento di diverso in Italia? Se abbiamo avuto le leggi razziali anche per i rom e sinti, dobbiamo ringraziare il Cesare Lombroso che dice che era un antropologo criminale, appunto,
E lui dice, in genere i ladri hanno notevole mobilità della faccia e delle mani, l'occhio piccolo e rabondo, mobilissimo, obliquo di spesso, folto e ravvicinato il sopracciglio, il naso torto o canuso, scarsa la barba, non sempre folta, la capigliatura a fronte quasi sempre sfuggente. Gli zingari, rispetto agli ebrei, non così può dirsi degli zingari, che sono l'immagine viva di una razza intera di delinquenti e ne riproducono tutte le passioni e i vizi. Quindi per natura gli zingari, al di là degli aspetti fisici che lui descrive per parlare di un criminale, a prescindere loro sono delinquenti. Gli zingari sono delinquenti. Questa è la visione di Cesare Lombroso, che appunto delinquenti. C'è da vergognarsi che in Italia ci sono tante città che hanno trovato il viaggio, cui la mia bambina. Torino addirittura aveva un museo in cui voleva appunto dedicare una giornata a Cesare Lombroso, secondo quello che dice, fanno anche di tanto. E mi ricordo che allora tutti i meridionali di alcune associazioni, di alcune grandi associazioni salirono a Torino per fare una grande manifestazione per molto questa cosa qui nel museo di Torino. Perché lui definiva appunto il criminale medio, lo paragonava ai meridionali. Quindi c'era anche questa visione campanilistica del delinquente, non so, oltre il campanilismo, il razzismo italiano fratelli. Ad oggi, più che ad oggi, quali sono state le soluzioni? No, scusate, stavo dicendo un'altra cosa. A differenza degli altri, cosa succede ai Roma e Sinti che verranno portati dentro il campo di concentramento di Auschwitz, il cosiddetto Zigoin all'aria? Qui verranno deportate intere famiglie che staranno insieme, quindi genitori con figli, nonni, tutti insieme nello stesso campo. E qui avremo un altro illuminato che si chiama Mendele, uno scienziato dell'epoca, che studierà i bambini rom e sinti, li studierà gli occhi, li studierà tutte le parti del corpo, studierà anche la questione dei gemelli, del perché nascono i gemelli, e qui saranno torturati un sacco di bambini. Ci sarà addirittura un parco giochi dove questi bambini andranno all'interno del campo e loro approfitteranno appunto di questi bambini per fare degli studi genetici, cavandogli gli occhi, mettendogli malattie all'interno del corpo, mutilandoli, di tutte le più belle. Questa questione verrà nascosta, Mendele non sarà mai e poi mai condannato, lui vivrà in Sud America, finirà il suo giorno in Sud America e nessuno dirà niente di Mendele fino a qualche decennio fa, quando è stata scoperta la cosa, grazie a qualcuno che sta cognando. In Auschwitz sono stato nello studio medico di Mendele, che è una cosa impressionante, veramente. Sì, sarà aiutato a scappare. Questo è poco, ma sicuro. Anche questa citazione mi ha molto impressionato, per essere sincero. Come parlavi di Alfred Flores, che era un medico biologo e ingegnista, è stato il primo a coniare, diciamo, il termine generaziale. E lui dice, generare buoni figli non è affidato al caso, ma regolato da norme fondamentali determinate nel tempo e nelle condizioni della scienza, dalla scienza. Se tuttavia avviene che un neonato si presenti debole o deforme, il collegio medico che decide sulla cittadinanza gli prepara una dolce morte, diciamo con una piccola dose di. E qui parliamo di eutanasia, eutanasia legale. L'eutanasia legale ai tempi... La lupetta appena, l'antica Sparta, Esatto, è forte. Come si vede nel film 300, appunto, ragazzi, è forse capito. È proprio un esempio di accuratezza storica, però... Sì, è quello più conosciuto. Comunque, l'antica Sparta, in alcune città antiche che preservare, si esponevano, come si dice, si esponevano gli neonati. Che non avevano le caratteristiche fisiche perfette. E in questo caso. Eutanasia, che è un tema. In questo caso si parla di eutanasia legale, addirittura dolce morte, quindi una morte addirittura che andrebbe legiferata, no? Che deve far parte dell'ordinamento giuridico. Aiutiamo quasi per pena queste persone a morire, perché tanto sono inutili alla società. È come quando si sentiva dire, anche come battuta molto triste, suicidati che fa un favore alla comunità. Ecco, nasce proprio da questi concetti qui di eutanasia legale, dove si dà addirittura per pena una dolce morte alle persone deformi che non fanno parte di quella conformità sociale che si vorrebbe avere di perfezione,
e quindi è quasi vista come una cosa, un favore che si fa a queste persone, quasi un favore che si fa, no, non è vista come una cosa negativa. Ovviamente tutto questo non ha alcuna attinenza e non è accettabile da parte del cristianesimo, né delle principali altre religioni. Tant'è che nel programma genetico tedesco, se ci sono stati dei rallentamenti, perché i vescovi cattolici e i pastori protestanti hanno protestato veementemente, qualcuno l'ha pagato andando proprio in campo di concentramento, altri non erano toccabili, come alcuni cardinali cattolici che non potevano essere toccati. Però ecco, se c'è stato un confronto duro fra il regime nazista e le chiese cristiane, è stato in primo luogo proprio su questo tema dell'eugenetica e delle vite indegne di essere vissute. Però, l'aborto, sperimentazione infanticidio, Viste come pratica appunto di l'aborto favore, come quasi. eugenetico, cioè alcune persone che non dovendo procreare gli si fa abortire, aborto imposto, non come una scelta. Cosa succede nello zigomo dell'acqua e quali sono le date da ricordare per non essere molto importanti? C'è una sorta di rivolta di massa all'interno del campo, l'unica e la prima, fatta appunto dai Roma e Sinti, è il 16 maggio del 44. Arrivano le SS, i Roma e Sinti vengono avvisati che verranno a deportarli, per portarli poi nelle camere a gas. Vengono avvisati, il 16 maggio si armano con bastoni, con pietre, con tutto quello che trovano e riescono a cacciare le SS, soprattutto le donne, per difendere i propri figli, essendo tutti insieme internati all'interno del campo, riusciranno a mandare via le SS. È stata la prima resistenza storica all'interno di un campo di sterminio. Nessuno conosce questa storia, eppure credo sia fondamentale. Fondamentale sia come spirito di resistenza, sia come memoria degli ultimi che sono riusciti in qualche modo a trovare dentro di sé quella forza di lottare, di resistere per avere salvato la vita. Questo succede appunto il 16 maggio, purtroppo poi il 2 agosto arriveranno le SS, le porteranno tutti all'interno delle camere a gas e ci sarà il genocidio di più di 3.000 persone allo stesso momento. Quindi verrà liberato il zigomo dell'acqua a queste persone. Queste sono due delle date più importanti, due delle ricorrenze più importanti che ricordiamo. E ci servono un po' come spirito di guida, sia per resistere, perché ad oggi dobbiamo ancora resistere, ancora lottare, per un minimo di riconoscimento giuridico, ma anche per un minimo di riconoscimento esistenziale, che è quello appunto di esistere come minoranza storico-linguistica, di esistere come cultura, di esistere come lingua, di esistere come persona. E in secondo luogo anche il ricordo, la memoria appunto dei nostri antenati e per quello che hanno dovuto passare e che noi oggi ci ritroviamo ancora a passare ai giorni nostri. Quindi il nostro sterminio è il cosiddetto sterminio infinito, che non è mai terminato, perché ad oggi, secondo alcuni dati, alcune statistiche, l'80% degli italiani odia i Roma. L'80% della popolazione. Questo dovrebbe farci capire il livello di base della società civile nel quale viviamo, pur non conoscendo la nostra storia, le nostre radici, la nostra cultura, il nostro vivere, il nostro modo di essere, ci odia l'80% della popolazione. Infatti, dopo l'internamento di Roma e Sinti nei campi di concentramento in Italia, negli anni 56-60 circa, la soluzione per le persone rome e sinti saranno i campi nomadi e le scuole con le classi differenziate, i cosiddetti lacciodromi. Quindi i bambini rome e sinti non sono come gli altri bambini, ma sono bambini con bisogni speciali, quasi come se avessero un handicap, di conseguenza hanno bisogno di classi differenziali per avere le soluzioni. E
e nasceranno in campi no, perché queste persone devono essere, dopo essere uscite dal campo di internamento, devono essere messe in un altro campo, con scarsa igiene, dove non ci sono i mezzi di sopravvivenza, dove ovviamente portano anche a certi atti di delinquenza per sopravvivere, perché ovviamente quando Rob prova un sito, prova ad andare a cercare lavoro, si ritrova i cartelli con su scritto vita di persone in zingare, si ritrova una politica forte antiziganismo, una politica che fa delle sue battaglie politiche, della sua bandiera, la fissazione contro i romestiti, quindi avremo anche una forte parte politica, e c'è ancora adesso, che durante le campagne elettorali se la prenderà ancora con i romestiti e ne farà appunto il proprio cavallo di battaglia. Ovviamente la società civile ci crede, perché gli zingari, che sono circa 180.000 in Italia, lo 0,25% della popolazione, sono un problema sociale, sono una piaga sociale, e quindi ad oggi ci ritroviamo ad affrontare ancora le stesse problematiche del passato. Quindi quando sentiamo parlare di campi nomadi, dovremmo sapere che i campi nomadi sono campi istituzionali, non sono campi creati da nome simile, ma sono campi creati per come soluzione poi è chiaro che nell'emarginazione la delinquenza fiorisce, perché questo vale per quello che per esempio era il ghetto nero di Harlem a New York, e vale per i campi nomadi e vale per altre situazioni del mondo. Io vedevo questo cartello che hai preparato te, che è abbastanza significativo, perché le leggi per eugenetiche, per il miglioramento della razza, per esempio, negli Stati Uniti furono approvate nel 1907 e sono state abrogate nel 1979, ben dopo la fine dei campi di concentramento. Ma anche paesi europei che consideriamo progredissimi, come la Svizzera, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, fino agli anni 70 avevano queste leggi per il miglioramento della razza. E pensate che in Cecoslovacchia, fino agli anni 80, ci sarà la sterilizzazione delle donne rom in ospedale, fatta anche senza l'approvazione delle donne rom, proprio per evitare il procrearsi delle mie rom. E il Parlamento cecoslovacco chiederà scusa solo dopo gli anni. Non c'è mai stato nulla, nel senso che tutti sapevano, nessuno ha mai detto niente, non c'è mai stato un processo, le Nazioni Unite non sono mai intervenute, e questa è la realtà del fatto, questo è quello che viviamo oggi. La Repubblica Italiana non riconosce i Tuevanus. Non le riconosce, non riconosce anche come senti come minoranza stare con il. E credo anche nessun consiglio regionale. La nostra progredissima Toscana, che è una sovranità toscana, le istituzioni. Il problema è che noi gli unici contatti che abbiamo con i Rom e i Sinti sono nelle strade, con le persone che chiedono l'elemosina, con le persone che vanno ai cassonetti della Caritas e li svuotano e lasciano tutto intorno buttato lì. Cioè, con comportamenti che vengono stigmatizzati dalla società. Quindi come si fa a cambiare questo tipo di relazione? Giustamente, nel senso, sei fuori dalle regole, però sì, sei fuori dalle regole. Non puoi solo stigmatizzare un comportamento, devi capire che cosa c'è alla base. Guarda, questo per tutto. Io ho, la mia esperienza è di una signora che è sicuramente una Rom o una Sinti, non lo so, che tutte le mattine è a spazzare il vialetto che va fra le due scuole. Hai presente, Andrea, le due scuole, la scuola elementare, la scuola media, i giardini di Via Novelli? Sì. C'è quel vialetto? Sì, ecco, questa donna spazza questo vialetto ed è l'unica che lo pulisce, perché lì non ci vanno gli spazzini mandati dal comune. Lì ci va soltanto lei che spazza questo vialetto, lo libera dalle foglie, lo tiene pulito, e poi che cosa fa?
chiede l'elemosina. Ha messo un vassoietto su una cassetta da frutta rovesciata e se tu gli lasci qualcosa lei ti ringrazia. È l'unica relazione che c'è con queste persone. Allora, sì. Quindi la difficoltà è anche creare delle relazioni che permettano di capire meglio, di rendersi conto. Allora, questa è l'unica tipo di relazione visibile delle persone ramesinte, perché la marginalità delle persone e quindi i comportamenti che noi consideriamo in qualche modo stigmatizzati sono ovviamente più visibili. Quindi vedere la parte più povera, quella più disagiata, è ovviamente più semplice, perché è più visibile e più dichiarata, lo fa senza problemi, rispetto a una parte un po' più privilegiata. Ad esempio, voi qui nel comune di Prato avete un'enorme famiglia di sindaci, ci sono un sacco di famiglie a Prato, di sindaci, c'è anche un'associazione che si chiama Porraimos, in realtà a Firenze i sindaci sono tantissimi. Consigli regionali che hanno riconosciuto Ramessinti come minoranza storica e linguistica non ci sono, però il Comune di Firenze l'ha fatto. Non mi ricordo in che anno è stato, ma il Comune di Firenze l'ha fatto con un consiglio comunale. E l'ha fatto durante la giornata della memoria, tra l'altro. Buoni esempi non si vedono anche per una questione che è molto comune anche le persone omosessuali. Il consiglio comunale non ha la potestà legislativa, ma se ha il consiglio regionale. Infatti era solamente. È più un atto simbolico, esatto, che effettivo. Mentre il consiglio regionale ha una potestà legislativa che è più ampia. E non ci sono. Qui abbiamo davanti un ex consigliere regionale. Quindi. E per quanto riguarda invece. Il fatto di rendere visibili le persone ramessinti, tra virgolette privilegiati, o che comunque hanno un'interazione diversa all'interno della società civile, neanche molto forte tra l'altro, è molto più complicato per una cosa che riguarda anche le persone LGBT plus della nostra società, il cosiddetto coming out, solo che in questo caso è etnico. Non tutti hanno voglia di definirsi ramessinti anche se lo sono, non hanno quell'orgoglio interiore di farlo. Quella voglia di farlo, perché sa che le conseguenze possono essere drastiche. Quindi è molto più complicato trovare una persona che è molto più integrata all'interno della società civile. È molto più complicato. Allora, prima di un caso di un ex calciatore che è stato nella nazionale, che è allenatore di calcio e che è stato molto riservato su queste sue origini. Sì. Oddio, ha vinto un mondiale, ha vinto un mondiale. Non possiamo dirlo. Evitiamo, se lui non vuole, però. Proprio per te, porta delle conseguenze. Porta delle conseguenze, tanto il mondo del calcio non è considerato un mondo. È un mondo maschilista, razzista e omofobo. Io mi immagino un insegnante rom, o un dottore rom, o un imprenditore rom che dice sono rom. Le conseguenze sono drastiche, proprio per via dei pregiudizi e delle stereotipi che ci sono attorno. Quindi anche questo, il fare il coming out è una cosa molto complicata. E questo rende però più difficile la possibilità per la società intorno di cominciare a conoscere queste persone e avvicinarsi. Il problema è la società che è intorno, visto che l'80% prova odio verso queste persone, ha voglia di conoscere i ramessinti. La nostra politica ha voglia di conoscere i ramessinti, non riconoscendo neanche che c'è stato un grandissimo genocidio nei loro confronti, con tanto di campi di concentramento presenti in Italia, di leggi razziali contro i ramessinti. Non sono ancora riconosciuti a livello dell'articolo 6 con minoranza storica e linguistica, quindi il nostro ordinamento giuridico, la nostra politica, la nostra società civile hanno voglia di conoscere i ramessinti. Forse sono queste le domande che ci dovremmo fare, che hanno più un senso politico rispetto a sono i ramessinti che non hanno voglia di farsi conoscere. Sono lo 0,25% della popolazione, non sono tantissimi. La maggior parte sicuramente sono qui da secoli, sono qui dal 1420, il 18 del luglio dell'anno scorso abbiamo istituito una targa appunto nel comune di Bologna proprio per le prime famiglie che sono arrivate qui nel 1400. Ci sono testimonianze addirittura di alcuni che sono arrivati in Sicilia ancora prima. I sinti sono presenti in Italia da secoli.
voi avete nomi importantissimi di siti italiani come Moira Orfelli, che hanno portato l'arte circense, nonché l'arte del giostro, appunto, che è il lavoro più comune delle persone sinte. Poi ci sono la musica, ad esempio, quando noi intoniamo Bella Ciao, non ci chiediamo mai da dove arriva. La composizione di Bella Ciao arriva da un rock di Odessa, che poi è emigrato negli Stati Uniti, la composizione è sua, che poi appunto verrà rifatta in Italia, dopo, tra l'altro dopo la Resistenza e quant'altro, e diventerà poi il simbolo della Resistenza. Però queste sono le nostre storie. Charlie Chaplin era di origine rom, il suo discorso di romanità, appunto, dove lui imita Hitler, è famosissimo, così come Elvis Presley aveva una nonna rom. Quindi ci sono anche persone no, molto in Italia ci sono diversi imprenditori anche di primissimo livello che hanno ascendenze soprattutto sinti nel campo siderurgico, nel campo della lavorazione del ferro, cioè dall'artigianato, secoli e secoli queste famiglie hanno propagandato l'artigianato del ferro e poi qualcuno ha anche diventato imprenditore di una certa entità, però anche lì è stato messo tutto a tacere per il pregiudizio. Esattamente. Quindi c'è questa parte di coming out uno, che porta delle conseguenze. Se non erro, uno è diventato anche anni passati, diversi anni fa, presidente della Consiglio Industria, tra le altre cose, forse non lo so. Industrial Innovation. E questa è un po' la panoramica, diciamo, dal passato. Oggi. Io guardavo queste diapositive e ho preso questo documento che non mi ricordavo di aver mai visto, che è dell'aprile del 42 e che è una circolare del Ministero degli Affari Esteri italiano che dice: per opportuna conoscenza si è il pregio di comunicare che la Regia Ambasciata a Berlino ha fatto conoscere che con recente provvedimento i zingari residenti nel Reich sono stati qualificati di ebrei, quindi anche nei loro confronti varranno le leggi antisemite attualmente in Zingari sono considerati non solamente i zingari al 100%, ma anche coloro che hanno una parte di sangue zingaro. Una parte può essere anche un 1%. Addirittura in Germania si diceva che addirittura 6 su 8 nonni delle varie discendenze del ramo biologico, anche solo uno o due erano di origine rom e sinta, erano zingari appunto, veniva considerato sangue impuro. Conseguenza doveva essere internato. In Germania li facevano camminare lunghi in mezzo alle piazze con sul cartello sporcato il sangue della razza pura, sono un amico della madre e quant'altro, proprio perché magari erano sposati con ebrei, persone non sinte e quant'altro. Tra l'altro, una curiosità, Andrea, sul paragrafo 175, Magnus Hirschfeld, che era uno studioso sessuologo tedesco di origine ebrea, fece una petizione nei primi del Novecento per abolire questo paragrafo. Le tre firmatari c'erano Albert Frankenstein, Hermann Hesse e Lev Tolstoi per abolire il paragrafo 175 che condannava gli omosessuali col carcere. Allora poi però appunto inasprito con l'avvento del nazismo e verranno deportati appunto col triangolo di Mosca. Sì, da quel punto di vista la Germania è stato uno dei paesi più arretrati, se pensiamo che l'Italia, nonostante tutto, arriva all'unità d'Italia con praticamente tutti gli stati, anche pre-unitari, che avevano abrogato qualunque sanzione penale per la cosiddetta sodomia, che è considerato un reato immaginario, un cosiddetto reato immaginario, quelli che non hanno vittime, perché due uomini adulti consenzienti che hanno rapporti sessuali fra di loro, ma creano ovviamente. Quindi è interessante sapere che in Italia Alfredo Rocco, che è stato il principale ispiratore e redattore del nostro codice penale, che attualmente è ancora in vigore, tra l'altro pur con interventi del Parlamento, con abrogazione di parte da parte della Corte Costituzionale, discusse nella prima bozza il codice Rocco aveva reintrodusciva il reato di atti omosessuali, ma poi lui stesso fu persuaso da varie considerazioni, fra cui che questo vizio in Italia non è esteso quanto nei paesi
borghesi capitalistici o comunisti, e che poi queste erano questioni di vizio che doveva essere più che altro gestite dalla Chiesa Cattolica, che aveva una penetrazione culturale e sociale maggiore, che quindi non doveva pensarci lo Stato. Poi io, chi vuole approfondire anche questa questione delle persecuzioni sotto il regime fascista degli omosessuali, consiglio un libro che ha quasi 20 anni, ma che è sempre un grosso classico, di Lorenzo Guinaldusi, che insegna storia contemporanea alla Sapienza a Roma, e che allora era un giovane ricercatore, che è il nemico dell'uomo nuovo, l'omosessualità dentro l'esperimento totalitario fascista, che mi pare pubblicato da Feltrinelli. Quindi non ci sarà una sanzione penale in Italia diretta su questo, però vi saranno soprattutto dei questori, dei prefetti più zelanti, il caso classico è il questore di Catania, che manderanno al confino. Il confino non è un provvedimento penale adottato dal tribunale, ma un provvedimento amministrativo fatto da una commissione provinciale che doveva mandare al confino gli oppositori, gli indesiderabili, in cui era presente il prefetto, il questore, il federale del Partito Nazionale Fascista e altre figure. E ci saranno quindi diversi omosessuali mandati al confino. Però il regime fascista userà una repressione indiretta. Il regime nazista aveva già il fatto che, sì, dalla unificazione della Germania c'era questo articolo del codice penale. C'erano state varie petizioni, sì, è vero, e c'era stata anche, per esempio, negli anni 20 una diffusa non applicazione dell'articolo, tant'è che Berlino era considerato un po' la Mecca gay dopo la prima guerra mondiale. C'erano bar apertamente gay, associazioni, cioè, purtroppo tutto questo faciliterà il compito di individuazione dell'omosessuale da parte del regime nazista, che sequestrerà gli elenchi dei soci di queste associazioni, di questi club privati, eccetera, e andrà a ricercare uno per uno la Gestapo, queste, insomma, un po' come se ora uno, per esempio il governo italiano, volesse perseguitare i gay e confiscasse i registri di Arcigay e di altre associazioni. Purtroppo, ecco, c'erano stati appunto Tolstoj, che è una figura importante anche per quanto si riguarda l'anticapitalismo e socialismo religioso, che aveva firmato questa petizione, sì. D'altronde però anche l'Inghilterra cancellerà il reato di disonomia in tempi, insomma, negli anni 70, molto tardi. Alan Turing è un esempio classico di uno di quelli che ha contribuito a far vincere la guerra degli alleati, decodificando il famoso codice Enigma di comunicazione tedesco, eccetera, e che poi fu costretto, condannato da un tribunale inglese negli anni 50 e indotto a suicidarsi. Quindi ecco, purtroppo questo atteggiamento, insomma, è tuttora, per esempio ci sono i paesi africani che in realtà stanno inasprendo le pene contro gli omosessuali. Anche dove non era prevista la pena di morte, ora stanno discutendo di introdurre la pena di morte. Quindi non è che siamo in un contesto non di sorti magnifiche e progressive, ecco, anche l'Ungheria di Orban, ecco, che subito dopo il crollo della cortina, l'Ungheria era considerata come una delle nuove mecche, anche perché è in Budapest, questa nuova vita, però c'è questo regime illiberale conservatore che ha normato tante cose, ecco, per esempio il regime di Orban, fra le altre cose, ha fatto una legge sulla libertà religiosa che limita la libertà religiosa e che cioè, limita la libertà religiosa solo a certi organismi ecclesiastici che lo Stato riconosce, mentre prima la normativa era più liberale.
tanto per dire che tutte le libertà civili si intersecano dalla libertà di culto alle libertà delle minoranze. E poi la Germania nazista aveva il capo dell'SS, no? Apertamente omosessuale. No, l'SS, SA. Dell'SA. Che poi fu fatto fuori nella notte del lupi. Ma la questione dell'omosessualità era una scusa, chiaramente. Erano altri tipi di problemi. Comunque sì, ci sarà questo controverso che soprattutto il regime nazista avrà diversi omosessuali fra i giurati. Alcuni furono eliminati, altri continuarono. Per esempio il ministro dell'economia di Hitler, Walter Funk, era notoriamente omosessuale e rimarrà fino alla fine e sarà poi processato a Norimberga. Condannato all'ergastolo, poi rilasciato per motivi di salute, e che anche le pene inflitte a Norimberga, soprattutto fino a essere condannato a morte, poi insomma furono molto elastici dopo, perché ovviamente la priorità anche degli Stati Uniti era contrastare il comunismo più che condannare i nazisti. Ma la deportazione delle persone omosessuali in Italia è riconosciuta? Sai che non lo so, no. E non credo che sia riconosciuta. No. Ma infatti anche quella, anche quella non è stata riconosciuta. Ma va detto che il movimento LGBTQ plus, eccetera, credo che non abbia mai in realtà posto la questione di un riconoscimento legislativo. Va anche detto che in Italia, appunto, visto che non c'è stata la sanzione penale, legalmente non c'è stata neanche persecuzione, nel senso che i confinati, appunto, non erano condannati dal sistema penale, ma era un provvedimento tipo politico. Comunque non credo sia mai stata fatta nessuna iniziativa anche per riconoscere i confinati omosessuali, sia forse per il numero che è molto inferiore a quello, anche ufficialmente a quello della Germania nazista, sia comunque anche la Germania ha riconosciuto molto tardi le deportazioni di omosessuali. Quanti di loro si staccano il monumento? Credo all'inizio anni 2000, forse c'è stata la legge in Germania. Tempo anche in Germania questo riconoscimento non c'è stato, credo che neanche l'Ungheria, la Romania e altri abbiano riconosciuto omissioni o altre minoranze a parte quella ebraica. A questo punto io chiedo che rispetto anche a chi è relatore oggi, comunque le proprie comunità rom e sinta hanno o al suo o il bambino donne, ho visto che sto direttamente io, hanno le realtà cristiane rom e sinta. Per quanto riguarda, io ho conosciuto anche una comunità sinta che dovrebbe essere in Italia la missione anziana. Il problema è che c'è sempre un'opportunità che però purtroppo è un problema, perché le comunità delle missioni zigane in Italia, le missioni zigane hanno un'organizzazione internazionale da più faccia, però ha una grossa presenza italiana, e poi sono legate poi alle arti italiane, alle sembre di Dio, per cui ho paura che a sua volta una possibilità che potrebbe essere data da una presenza cristiana interna al mondo sinta non va poi ad aiutare anche la presenza LGBT all'interno del mondo sinta. Spero di essermi spiegato, perché io molto semplicemente io non ho mai posto la questione agli amici, perché ho diversi amici sinta, compreso il pastore, per esempio, Alimini, il pastore di Alimini è, per citare personaggi noti della storia, parente con Gianco Reinhardt.
altra persona passata alla storia, di etnia nomade. Allora, sì, ho capito. La questione è uguale a quella che viviamo nella società odierna italiana, nel senso che sappiamo bene che la questione religiosa cozza col far parte della comunità LGBT+, non tutti lo accettano, così come la Chiesa Cattolica. Anche nella Chiesa Evangelica la cosa è un po' particolare, nel senso che ci sono fedeli che accettano la cosa, non hanno nessun problema, anzi, si presentano anche Pride e quant'altro. Ci sono persone che invece, per motivi religiosi, rispettano ma non accettano la cosa, perché va appunto contro i dogmi. Così come a livello nazionale la Legione Cattolica Italiana vedono la stessa identica cosa, solo che noi non possiamo farci un discorso politico sopra, perché noi non abbiamo una rappresentanza politica. Invece in Italia la questione politica e religiosa va di pari passo anche in Parlamento, e quindi tante leggi appunto vengono boicottate, sorpassate, non votate proprio per queste questioni qui. Noi non abbiamo una rappresentanza politica, di conseguenza non nasce questo problema, rimane solamente interno alla comunità, ma non viene fuori. Altri interventi, domande? Ecco, io volevo capire cosa vuol dire esattamente non avere una rappresentanza politica. Vuol dire non avere dei punti di riferimento nei partiti esistenti, o vuol dire non avere spazi politici? Non so se mi sono spiegata. Sì. Allora, la rappresentanza politica, ci devo precisarlo, perché tenete conto che ancora oggi chi parla per i Rom e per i Sinti sono i gage. Noi non parliamo mai per noi stessi. Se si dovesse fare un documentario sui Rom e Sinti, si parlerebbe con i gage, dove loro spiegherebbero come sono fatti i Rom e Sinti. Se si dovesse scrivere un libro, lo fanno i gage per spiegare chi sono i Rom e Sinti. Ripeto, a beneficio di chi ci ascolta, i gage sono i non Rom e Sinti, i non appartenenti alla nostra comunità. Noi qui siamo. Non avere rappresentanza, che sia politica, che sia sociale, che sia civile, di qualsiasi tipologia, si parla di rappresentanza in generale, ma anche la semplice rappresentanza, ad esempio a livello amministrativo locale, significa non avere una rappresentanza di Rom e di Sinti facenti parte di quella categoria. Noi non abbiamo persone in politica, non abbiamo persone a livello amministrativo che possono in qualche modo fare le nostre veci e quindi portare avanti istanze. Se poi parliamo di rappresentanza partitica, cosa che si fa invece a livello nazionale, esiste una rappresentanza politica sulle quelle grandi questioni, tipo quelle che riguardano tutti, ad esempio il caro della luce, del gas e quant'altro, ma non c'è una rappresentanza specifica che parli proprio della nostra minoranza e delle nostre problematiche, come la questione dell'abitare, che è diversa da quella classica, come la questione della povertà e dell'emarginazione, che sicuramente colpisce molto di più la nostra comunità proprio per le poche possibilità che vengono date e per i pregiudizi e gli stereotipi che non permettono appunto sia l'interazione sia l'accesso a determinati servizi. Poi c'è anche la questione cosiddetta dell'assistenzialismo, che si dice che non si vivono di quello, ma a volte davvero forse l'unica soluzione, oppure diventa anche quella del delinquere, perché per sopravvivere, per mandare avanti la famiglia, se nessuno ti dà un lavoro, nessuno ti aiuta a livello amministrativo, anche a livello di sostentamento sociale, ovviamente c'è l'unica strada, rimane quella. Non si parla di buone prassi o di buone politiche, perché il nostro movimento, il movimento Ketale, è anche poco conosciuto, sicuramente conosciuto nella nostra comunità, all'interno della nostra comunità, ma all'esterno ancora poco conosciuto. Noi facciamo tante azioni politiche positive, dove cerchiamo appunto di dare una mano a livello politico, un senso politico alla nostra comunità, che esiste, fatto da noi giovani e anche meno giovani, da persone che comunque hanno esperienza politica, che sono in campo, che portano avanti delle istanze per noi importantissime. Però non avendo rappresentanza, essendo una minoranza che rappresenta lo 0,25% della popolazione, capite che diventa anche complicato alzare la voce e farsi sentire. Ecco perché io nell'ultimo periodo ho sempre parlato di intersezionalità, perché alcune problematiche che riguardano noi, come l'abitare, non riguardano solamente noi, l'abitare
è una delle questioni più primordiali e primarie che esistono sulla faccia della Terra, dovrebbe essere un diritto universale, invece riguarda C'è un ancora grosso problema tantissimo. nelle politiche del Quindi nostro voi, per paese, per le esempio, fasce non più avete marginali. accesso alle liste per l'assegnazione delle case popolari, Non solo non avete questo. accesso ai servizi sociali. In realtà l'accesso c'è, ma in un certo modo. In un certo modo che magari non va bene per tutti. Se uno, ad esempio, parla degli giostrai, i giostrai si muovono per lavoro, sono imprenditori, hanno le loro giostre, Sì, loro si se ne parlava muovono, si prima, certo. muovono Con la pandemia non hanno più potuto lavorare, sono stati esclusi appositamente dai vari decreti, ristori, eccetera, cioè gli aiuti di Stato alle ditte che non hanno potuto dovevano lavorare chiudere. con il Covid e non hanno avuto accesso a nessun aiuto. Ma questo è Questo stato poi si vide già quando determinato? aiutavamo quella Sì, famiglia va bene, ma giostrai. questo è una questione che non è stata presa in considerazione perché non c'era all'interno delle strutture politiche nessuna istanza che rappresentasse questo problema, per cui è stata dimenticata. No, non è stata proprio considerata. Non è stata proprio considerata. Dicevo, i giostrai, ad esempio, si muovono per lavoro, non hanno una fissa dimora. La problematica più grave sicuramente riguarda gli spazi, quando vanno a fare le giostre devono sempre chiedere un sacco di permessi, che possono tranquillamente essere anche negati per motivi appunto di pregiudizi, soprattutto di razzismo. Hanno anche la problematica del sostare durante i mesi invernali, durante il freddo in alcune zone, devono richiedere permessi, devono pagare un sacco di soldi. Vale anche per la chiesa evangelica quando hanno bisogno degli spazi pubblici dove loro magari fanno le loro adunanze, dove sono tantissimi loro. Quando fanno queste adunanze pubbliche, questi ritrovi dove ci sono i battesimi e quant'altro, si parla di migliaia e migliaia di persone. Loro, ad esempio, hanno il problema degli spazi perché nessuno glielo dà. Perché siamo ancora con le leggi dei punti ammessi del 1930 e quindi questa cosa interseca il diritto ecclesiastico, libertà di culto Con le normative amministrative che non Esatto. permettono poi. Ma per Poi esempio, ci sono anche dei sicuramente la problemi questione basilari. dell'assistenza sanitaria, essendo che non stanno fermi, con la regionalizzazione del servizio sanitario nazionale, se passi da una regione all'altra, ci sono problemi, senz'altro, no? Non hanno neanche la residenza, quindi immagina che senza residenza non puoi neanche ottenere determinati servizi, Mi proprio perché c'è ricordo ancora questo stigma. quando ero residente a Roma, ma ero in servizio a Chiesa Valdese di Milano, alcuni, anche se avevo preso domicilio sanitario, alcune prestazioni non ne avevo diritto perché non ero residente nella regione Lombardia. Oppure ne avevo diritto, però pagando il ticket salato. Esatto. E Sembrano quindi se cose questo banali, ma sono cose banali, ma non lo no, sono. sono cose Ma in della realtà vita sono cose che quotidiana, una quindi persona sono cose vive essenziali. Il servizio sanitario nazionale è una cosa essenziale, La cura della salute è una per non cosa parlare fondamentale. dell'istruzione scolastica dei Quindi, non hanno, figli, cioè. quindi i sinti non hanno e i Rom non hanno un medico di famiglia, per esempio. No, non è che non ce l'hanno. Alcune delle persone con queste tipologie di problemi non hanno determinati servizi proprio perché lavorano in determinati modi. Poi c'è la questione dell'abitare, ad esempio, la regione Emilia-Romagna ha una legge per quanto riguarda le microaree o le cosiddette aree residenziali, dove ci sono queste macrofamiglie, famiglie numerose comunque, che vivono tutte insieme. Solo che questa legge è stata fatta malissimo, nel senso che un comune può decidere se concedere o non concedere gli spazi. Non è una legge fatta molto bene, andrebbe cambiata, però è stata fatta in Regione Emilia-Romagna, perché i sindaci hanno un modo diverso di abitare, loro sono macrofamiglie e vogliono abitare tutti insieme. E questa cosa non viene concessa Ma dappertutto, non anzi vivono in spesso. appartamenti in muratura, ma vivono nelle Loro vivono roulotte. o nelle roulotte oppure hanno le loro case mobili, Sì, case mobili, sì, assolutamente, veramente proprio delle perché la case maggior parte dei mobili. sinti sono giostrai, si muovono, Noi abbiamo quindi visto quelle hanno bisogno. mega Sì, quelle roulotte. mega Ma sono roulotte. bellissime. E poi il modo di abitare in questa maniera, innanzitutto è green, ecosostenibile, non crea problemi a nessuno.
Eppure noi non riusciamo a vedere più in là del nostro naso se non del fatto di vedere l'abitazione tradizionale, cioè quella che ci concerne i quattro muri, i fatti di cemento e così. Ormai nella società italiana ha prevalso un modello in cui una famiglia in genere non ha più di uno o due figli, quelle sono famiglie molto numerose e quindi anche quando siano stanziali hanno bisogno di spazi diversi dai normali appartamenti che anche le case popolari possono dare. Quindi intanto sto facendo scorrere anche sul nostro collegamento sì. Zoom nel corpo questa una bella testimonianza di alcuni Rom e Sinti che sono stati nella resistenza, sono stati partigiani, alcuni fucilati dalle brigate nere. Ecco, e come si collocavano nella resistenza queste persone? Erano accettate, erano sì. Riconosciute. Sì. Contate che noi abbiamo avuto davvero tantissime persone sinte all'interno della resistenza, in tutta l'Italia, veramente, soprattutto al nord, però in tutta l'Italia, e soprattutto donne, anche tantissime donne. C'è la famiglia Camarello, la famiglia Chiesi, noi abbiamo diverse testimonianze di sinti nella resistenza, davvero tantissime. A tal proposito, Paolo Cagnanicchi di Umbre Roma, il presidente di Umbre Roma, ex sindacalista, anche lui del movimento Chetane, ha scritto appunto un libro, di cui adesso non ricordo il nome, posso farlo avere, e ha scritto anche questo su cui mi sono basato io per parlare di oggi, che è quando arrivavamo c'era solo erba alta, che è la frase appunto di un deportato a Roma, che racconta la sua esperienza di quando sono stati deportati e riprenderà appunto tutta la sua famiglia in un campo di concentramento. E qui nasceranno anche delle canzoni famose come quella dei Ivanovic. Cioè ci sono tante storie che sono state poi riscritte da Rom e Sinti ma non riconosciute, che pochi conoscono, però sicuramente vi farò avere un po' di materiale. E giustamente che in Croazia nel famigerato regime di Antepavlovic dice di Ustascia. Questo regime è stato poi alla base anche degli odi che poi abbiamo visto negli anni 90, ora ci vede in Jugoslavia tra serbi, per esempio, tra serbi e croati. E in questo campo di concentramento in Croazia, 15.000 Rom, 20.000 ebrei, 60.000 ortodossi serbi, diretto da un frate francescano che uccideva personalmente le vittime. Questo me lo ricordavo da altre letture, purtroppo, perché purtroppo non tutto, ma parte del clero cattolico romano in Croazia fu complice del regime di Pavelic, clero sia alto che basso. E questo è una di quelle cose ovviamente in Italia non si parla perché il Vaticano e la Chiesa Cattolica è molto in imbarazzo per questo coinvolgimento. Ovviamente non è che si può giudicare anche il coinvolgimento della Chiesa Cattolica in generale durante la Seconda Guerra Mondiale solo da questo. Però purtroppo il clero cattolico, per esempio in Ungheria il clero cattolico si comportò mediamente in maniera diversa. Tanti preti e vescovi che cercarono di salvare gli ebrei. Ecco, in Croazia non tutto, ma una parte non piccolissima del clero cattolico invece fu complice anche di questo tipo di sterminio. Scusami Andrea, ci tengo particolarmente perché allora su questa questione Massimo Mazzucco è già più volte che nei vari interventi YouTube che fa, che sono molto seguiti, mi propone questa cosa qua, cioè che i francescani praticamente hanno abbandonato questa questione di Croazia. Allora, siccome avevo il mio lettore molto molto attento e preciso dal punto di vista storico, mi invito ad andare a fare un po' di ricerca. Questa ricerca mi ha portato a una scoperta che è decisamente importante. Da una parte ha avuto la mano della Chiesa Cattolica, ma è un dato fondamentale, non
volete allontanarlo come priore dalla provincia francescana. Sì, credo fosse stato anche sospeso a divinis, probabilmente. Sì, il problema è che io glielo scritto a prendere delle sorti, siamo in un ambiente in però per esempio a trucco glielo ho scritto via mail, glielo ho ripetuto via commento, e lui continua ancora a dire i francescani. Bisognerebbe un attimo rettificare questa cosa, perché a quel punto dopo passa nella narrativa ed è facile. Tu sai, tra l'altro, io sono terziario francescano, nell'ordine francescano di Medico, con Marte e altri, quindi. So. C'è questo frate francescano, veniva dall'ordine francescano, che ha fatto questo, ecco, non è che sì, tutti i francescani... Che ha fatto questo non era più un francescano ufficialmente, era stato allontanato. Era stato sospeso da Divinis, era stato... Ma infatti ho parlato non di tutta la Chiesa Cattolica, ma di una parte del clero, sia regolare che secolare, che ha partecipato con vari livelli di responsabilità al regime degli Ustascia. Questo c'è stata sia connivenza politica e anche alcune fattualità. Anche in Italia c'era, seppure comunque l'atteggiamento medio del clero è stato diverso, però un Don Tullio Calcagno, che era, diciamo, un po', fra virgolette, il cappellano dei repubblichini e che esaltava, e non mi ricordo se era stato sospeso a Divinis o meno, esaltava le leggi razziali, esaltava le deportazioni degli ebrei, esaltava la Repubblica di Salò, e che poi tra l'altro fu fucilato da partigiani. Ci sono stati molti preti invece che hanno collaborato alla Resistenza. Quindi anche la Croazia, diciamo, ci sono stati alcuni settori del clero che inevitabilmente hanno collaborato col regime degli Ustascia in maniera più massiccia che in altri paesi europei. Bisogna sempre considerare che anche il clero cattolico però è sempre operato nelle nazioni, quindi qui parla del genocidio riconosciuto dalla Germania nel 97. E poi negli ultimi giorni invece a Trieste c'è stata la prima pietra di inciampo dedicata ai Romi Sinti in onore di un giovane violinista, Erl, e sicuramente una cosa storica, così come la Carta Bologna per le prime famiglie arrivate appunto qui nel 1800, si sta muovendo. Sono sicuramente dei riconoscimenti sul suolo italiano, come quella a Milano della Chiesa Rossa, dove c'è un monumento appunto per i deportati, per i partigiani. Poi c'è un altro monumento invece a Lanciano in Abruzzo, e questi sono due dei monumenti che sono presenti in Italia, mentre invece la Germania ha proprio riconosciuto il genocidio di Romi Sinti e ha una targa proprio davanti al Parlamento. Quindi qui si stanno facendo i primi piccoli passi. Molto piccoli, però cerchiamo di andare avanti, sempre in maniera intersezionale sicuramente, anche perché sembra una cosa assurda, ma anche all'interno dei campi di concentramento c'erano degli screzi, dell'odio tra le varie minoranze che erano presenti nei campi di concentramento. Ma non è così assurdo. C'erano anche quelli che odiavano appunto gli omosessuali contro la dolorosa di Messalla, c'erano quelli e si sono accorti della scomparsa di Romi Sinti nel campo di concentramento perché hanno smesso di suonare i violini e dicevano: abbiamo smesso di sentire la musica e abbiamo capito che era successo qualcosa. E questi scritti continuano ancora ad oggi, però è sbagliato se pensiamo come società civile ad una questione politica ferma, di resistenza, di lotta, di uguaglianza soprattutto. Proprio come società civile dovremmo renderci conto che togliere qualcosa a qualcuno significa togliere qualcosa a se stessi, che la diversità in realtà è una ricchezza, che poi
parificare a livello normativo e legislativo tutti quanti, non può che arricchire il nostro paese, dal punto di vista sociale, che economico, che culturale soprattutto. E che non sempre le differenze sono un male, ma anzi sono veramente un arricchimento. Uso sempre a dire che a Bergamo si sono ammalati di pellagra perché mangiavano sempre la polenta, cambiamo un po', no? Mangiamo anche qualcos'altro che ci fa bene. Scusa, posso chiedere una cosa? Volevo chiedere se c'è un qualche associazione nazionale di Aung San Suu Kyi che ha provato a scrivere una piattaforma politica di richieste ben Noi precise. del movimento Ketan abbiamo un manifesto che abbiamo scritto, che abbiamo fatto, c'è anche sulla nostra pagina. E adesso Ketan, esatto, e adesso stiamo puntando appunto al riconoscimento storico-linguistico e nel frattempo ci occupiamo anche delle piccole questioni che riguardano appunto il nostro popolo, sono solo nazionale. Spesso ci chiamano perché li sbattono fuori dalla microarea, se li trovano in mezzo alla strada senza soluzioni alternative, oppure gli viene detto. Questo campo abusivo perché è un terreno agricolo, bisogna trovare un'altra soluzione, nel frattempo ti mando in mezzo alla strada con tanto di bambini, anziani, persone malate. Queste sono le soluzioni, Come nel ecco. 2010 successe per quel campo a Sesto Sesto, e la sì. chiesa valdese dovette ospitare per alcune settimane in chiesa alcune decine di Roma perché il sindaco disse abusivo, si va bene, benissimo, probabilmente è vero, però poi non ha pensato alle conseguenze, non ha pensato. Caro vecchio Giulio Andreotti diceva pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, nel senso che un sindaco non pensi che lì ci sono delle persone mi sembra strano. Ha voluto dare un segnale politico di un certo tipo a un certo elettorato, forse. No, non è solo quello, che a volte non vengono trattate come persone, infatti anche durante il processo di Nuremberg c'è stato un dibattito se era un problema di razzismo quello che prendono i santi o un problema sociale. La piaga Zingaro è un problema sociale così grave. E questo avviene anche ai giorni nostri. Noi siamo un problema sociale, veniamo considerati un problema sociale per la società maggioritaria, soprattutto per la politica del nostro paese, che, come dicevo prima, ci usa anche per la propria campagna elettorale. Se tu usi una minoranza per la tua campagna elettorale, ti stai avvicinando a quello che è successo in passato. Ecco perché è importante anche mantenere la memoria e rendersi conto dei passi che si sono fatti fino ad adesso. Per quanto riguarda il mio popolo, di passi non ce ne sono stati. Ci sono stati dei piccoli passi simbolici, come Firenze, la legge regionale in Emilia-Romagna, molto timidi, molto tristi, ecco, tirati molto indietro. Ci sono stati passi di coraggio, passi in avanti, per dire riconosciamo il vostro popolo, il valore del vostro popolo, della vostra cultura, della vostra musica, della vostra storia, della lingua, del sanscrito tramandato oralmente, che voi vi capite in tutto il mondo, un rom ungherese, un rom russo, un rom ucraino, un rom italiano, un rom tedesco, se si parlano in romanesco, si capiscono, così vale anche per i sinti. L'etimologia delle parole è la stessa che ovviamente viene modificata in base alla permanenza nel paese da secoli, tra l'altro, dove si è seminata tutta la cultura, i nostri sinti italiani hanno cognomi italiani, parlano perfettamente italiano, sono cittadini votanti, sono cittadini italiani, e quindi non vengono riconosciuti i diritti primari come quello dell'altro, perché il loro modo di abitare non va bene rispetto a quello tradizionale, di conseguenza è sbagliato. Ma chi l'ha deciso che è sbagliato? Questo è un po' quello che Questo ha fatto, questa situazione viola diverse articoli della nostra Costituzione. Parte costituenti, probabilmente per quel che ho potuto vedere, perché ho letto tanti verbali dell'Assemblea Costituente, non la calcolavano la questione Rom e Sinti, però hanno stabilito dei principi che valgono per tutti, a partire dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della Costituzione, no? Soggettività del cittadino dentro le formazioni sociali e culturali in cui si ritrova e l'uguaglianza assoluta non solo formale ma anche sostanziale e, ecco, basterebbe solo quello per dire che Anche che non il va compito della bene, no? Repubblica è muovere gli È ostacoli, compito della questo Repubblica sì. guardare l'ordine sociale, economico, culturale che mina l'effettiva uguaglianza dei cittadini.
del singolo cittadino, tra l'altro, no? Qualunque governo, qualunque colore politico dovrebbe avere quello come faro per quello che dice la nostra Costituzione. Il singolo cittadino e con l'articolo combinato, l'articolo 2, nelle formazioni sociali in cui si riconosce. Perché ogni singolo cittadino poi è anche all'interno di noi. Poi ci sono articoli che tutelano le minoranze linguistiche, culturali. Dove noi non stiamo presenti. Ecco, l'articolo 6 dovrebbe, però è sempre stato inteso più per francofoni, germanofoni, le minoranze latine, eccetera, che non. Ci sono di Sardegna. Vabbè, la Sardegna è una cosa un po' particolare, ma ecco, l'autonomia dell'Alto Adige, eccetera, però. Ecco, come si parlava prima, e ora andiamo verso la conclusione, ma diciamo che probabilmente la comunità romesinti ha scontato il fatto di non avere un territorio, cioè di essere radicati in un territorio di appartenenza, perché è una, la nostra cultura anche giuridica tende a riconoscere anche una minoranza che però è legata a un territorio, non una minoranza che è sparsa. Anche per esempio i riconoscimenti che ci sono stati, pensiamo alle comunità albanesi del sud Italia, però sono state riconosciute perché ci sono isole linguistiche radicate in un certo territorio che da secoli, pensiamo a Piano degli Albanesi, pensiamo ad alcuni comuni calabresi, in cui c'è questo Alberesce, quindi questa lingua albanese che si è poi sviluppata per conto sud Italia, e quella, allora si arriva a un riconoscimento della minoranza. Però ecco, una minoranza che gira non è riconosciuta perché non ha un suo territorio. In realtà è radicata qui dal 1900, soprattutto quella perché qui siamo cinque grandi gruppi. Perché così? Romesinti, Romanichal, Calais e Romesinti, Romanichal, Calais. La quinta non ti viene. La quinta che non mi viene. Nel 1971. Ma non è solo vero che ci siano molti in Inghilterra. Esatto. Più che da noi. Dove ci sono tanti siti e poi fa parte dei Balcani, ovviamente. I Calais sono in Francia e poi ci sono. Per i cittadini in Spagna. No, Gitani, Zincaro, Gypsy, tutte queste connotazioni hanno una tecnologia ben specifica, significa schiavo. La parola zingaro significa letteralmente schiavo, mentre invece Roma significa essere umano, così come Sinti sono quelli della Valle del Sindaco. E sono questi numeri che si sono scelti appunto nella conferenza di Londra del 71, ci sono riuniti Roma, Sinti, Romanichal, Calais e quant'altro, sono spesso tanti sottogruppi, hanno scelto una bandiera, che è una bandiera che è azzurra di sopra, verde di sotto a rappresentare le 15 cielo e terra, al centro c'è questa ruota con i 16 raggi, che sono 16 raggi del chakra, perché provengono dalla valle del Nilo, dal nord dell'India, ed è rossa proprio perché rappresenta il viaggio, rappresenta il sangue versato, il genocidio non riconosciuto, appunto, rappresenta, ha diversi significati, il sangue che si mantiene, come la poesia di Karl Marx, che di, scusate, di, sono entrato dentro il comunismo anche per la serie. Noi abbiamo una poesia di un sopravvissuto dei campi di concentramento che recita così: noi siamo come i fiori, ci potete gasare, uccidere, sradicare, calpestare, ma noi ritorneremo sempre come i fiori. Ed è bellissima. Ed è la poesia appunto di un bambino che è sopravvissuto a un campo di concentramento, un bambino. E in questa conferenza è stato scelto un inno che si chiama Gerem. Noi non siamo un popolo presente solo nell'area europea, siamo circa 12 milioni in Europa, ma siamo un popolo transnazionale, nel senso che siamo presenti anche in Marocco, nei paesi africani, siamo presenti in Asia, siamo presenti ancora in India, in tutti i Balcani, in Turchia, siamo in tutto il mondo, la vita siamo in tutto il mondo, e dovunque noi incontriamo una persona del nostro popolo, a livello etimologico, di parole, di significato, riusciamo a perché per millenni noi veramente ci siamo tramandati la nostra lingua, che è rimasta intatta, senza scriverla su libri, senza avere poesie, miti e quant'altro, siamo riusciti a tramandarci la nostra cultura.
cultura, la nostra lingua, nonostante tutte le persecuzioni in questo mondo che sono state presenti, e ad oggi questo non viene riconosciuto. Ed è brutto perché i nostri figli crescono in un mondo ormai globalizzato, molto intersezionale, dove perderanno alcune di queste cose. Ed è brutto che accada, perché ce ne siamo tramandati per così tanto tempo, perderla adesso per mancanza di una questione legislativa e di un ordinamento giuridico è veramente triste come cosa. Nel senso che noi la nostra storia non riusciamo a insegnare ai nostri figli, perché di scuola non è presente, a scuola non si parla di noi, di conseguenza. Ecco, per concludere, sfatiamo nell'attuale e anche nella storia due miti che ci sono molto in Italia sul campo generale Rom. Allora, i zingari rubano i bambini, e poi c'è anche uno che è una cosa un po' becera anche come concezione, e l'altro è mai Rom hanno una concezione della proprietà privata che è incompatibile con la nostra società, che è una cosa un po' più intellettualistica. Ecco, che ci puoi dire di queste due cose? Ok. Allora, sul fatto che erano uno dei bambini, c'è un bellissimo libro di Sabrina Tosin Cammini, che ho letto antropologo dell'Università di Firenze, tra l'altro, si chiama La zingara rapitrice, e dove lei ha raccolto 20 anni di sentenze, tutte smentite appunto di persone rome, senti che erano dei bambini. Semmai accade il contrario, nel senso che spesso e volentieri vediamo che i bambini vengono portati via dalle famiglie proprio perché non riescono a tenere i figli per problemi economici, quindi, oppure per problemi di questioni di stereotipi, di pregiudizi, che pensano che i bambini... Pensate che fino agli anni 60, durante le scuole della CODROM, tanti bambini saranno proprio portati via dalle famiglie per dezingarizzarli e farli entrare nella società come persone normali. Che non abbiano più quella cultura, venivano portati via da piccoli, ma tutti questi orfanotrofi dove gli si insegnavano ad essere zingari, che era una cosa brutta. Questo è un mito da smontare. L'altro sono le condizioni della proprietà privata, la prima volta che lo sento. Invece certi anche circoli colti, ho sentito questo discorso, cioè è un problema di integrazione. È proprio quello che i Rom non hanno il concetto di proprietà privata come noi. In una società capitalista dove tutto deve essere omologato e deve essere governato dalle regole del capitalismo, sicuramente c'è qualche cosa che non funziona nella mentalità Rom, no? Rispetto a dire il vero, se guardiamo il diritto romano, anche il precapitalismo. C'è nella nostra cultura un certo concetto di proprietà che è anche precapitalista. Ecco, cosa ci puoi dire rispetto... E quindi per questo che non rubano. Ma non è vero, nel senso che hanno grande rispetto alla proprietà privata, tutto loro si ritagliano spazi, sia per la loro, dove si distrae, sia per una questione di accoglienza che oggi manca, nel senso che hanno forse una visione più ampia. Non mi viene un termine carino, mi viene primordiale, ma è brutto, nel senso che hanno anche questa sorta di accoglienza allargata a livello familiare, dove loro fanno entrare chiunque in casa propria, non viene mai contrario, quindi forse la loro parte che c'è una visione di perché spaziano un po'. Diverse persone hanno avuto a che fare, mi ci metto anch'io perché ho avuto anch'io di questi problemi con fenomeni delinquenziali, cioè di aver avuto un furto, ma si tratta anche io abbastanza di recente di trovarmi il cellulare, era una persona a Roma che era nel quartiere, ma si tratta di una persona che tra l'altro dorme sotto il porticato delle poste. Quindi è in una situazione non fa piacere, non fa comunque piacere, però uno deve anche poi probabilmente finire a capire la situazione di marginalizzazione. Rom o non Rom è una persona che è senza tetto e vive sotto il porticato delle poste, è in una situazione di un certo tipo, a prescindere dalla cultura e dalla nazionalità.
è evidentemente più propensa a delinquere. In un paese civile in realtà non ci dovrebbe essere persone che non hanno un tetto sulla testa nemmeno di tipo provvisorio. Invece anche a Firenze c'è una casa di senza tetto dove comunque credo che i rom siano anche lì discriminati, perché poi senza tetto non rom credo che non li voglia, e quindi una società civile, in un paese civile non dovrebbe esserci proprio persona rom o non rom, probabilmente sotto di capo, no? La risposta poi, è successo. No, la delinquenza non è la gente ruba, è semplicemente uno status che ti porta. Molto condizionato da figlie, possiamo anche dire, no? Queste emergenze di sicurezza che secondo del colore politico vanno, vengono. Mi ricordo ci fu poco prima delle elezioni del 2008, ormai ci fu tutta quella, anche la povera Giovanna Reggiani, peraltro membro di una chiesa evangelica, cioè quella valdese, e fu quello preso come cavallo di battaglia che Rom, Rumeni, tutta questa sfilza, ci fosse un'emergenza sicurezza nel nostro paese, quando tra l'altro anche il numero dei reati, se uno va sul sito del Ministero dell'Interno, ci guarda su internet, il numero di reati gravi del 1998 è rimasto costante, cioè è sempre rimasto a quel livello, quindi non sono mai state grosse emergenze, poi, ma, però sappiamo la percezione pubblica, è ovvio che se c'è un periodo in cui ci sono tot reati gravi e il telegiornale non ne parla, invece tutti i giorni. Bene, c'è qualche domanda, intervento dell'ultima ora? Se no io direi... E tra l'altro, scusate, magari ti rubano il cellulare, si sa che per un certo status, per una certa sorta di problema personale che non c'entra niente appunto con la religione, il colore, quant'altro, ma è solo per lo status. Quando è amplificato anche a livello politico, magari vediamo delle situazioni in cui sono proprio magari rubare oppure un certo ente molto grande che non ti ruba il cellulare di 100 euro, 200 euro, ti ruba milioni di euro, questa cosa non viene mai amplificata così tanto, quindi si va sempre a colpire il debole per farvi cadere sul debole un problema sociale che in realtà viene a tutti ed è molto più vasto. Questo sarebbe un tema politico, magari faremo un'iniziativa, si parlerà anche di questo, perché è un tema politico ampio. Se non ci sono altri interventi, io ringrazierei Erwin. E vi ricordo che il 18 febbraio, sempre un sabato alle 19.30, per l'affratellamento, vi sarà in occasione del 17 febbraio. Il 17 febbraio è l'anniversario delle famose lettere patenti di Carlo Alberto nel 1848, in cui dette la libertà di culto agli ebrei e ai valdesi. Ci sarà un evento dal titolo La difficile storia della libertà di culto in Italia, una libertà non ancora realizzatasi. Ci sarà Marta Torcini, che è esperta di diritto ecclesiastico, e Anna Ricca, che ci presenterà un suo libro sull'infanzia vissuta nelle valli valdesi, in Piemonte, e quindi ci porterà una testimonianza di una minoranza religiosa anche lì antica, di secoli nel nostro paese. Io ringrazio tutti, ringrazio chi ci ha seguito anche su Zoom, su Facebook, e vi auguro una buona serata. Sei molto fra le visite. Sei molto fra le visite.